In che modo il declino cognitivo legato a questa malattia condiziona la vita di chi soffre di sclerosi multipla? Questa è una domanda estremamente importante. Questa condizione di come modifica, di qual è l'impatto del declino cognitivo nella sclerosi multipla, diciamo che è centrale. Centrale perché uno pensa al declino cognitivo, a quello che noi osserviamo nelle demenze, nelle malattie neurodegenerative. Nella sclerosi multipla la storia è completamente diversa. Si tratta di soggetti giovani che trovano difficoltà nel pianificare la propria giornata, nel dividere l'attenzione, nel passare da un'attività all'altra, nel ricordare gli eventi più recenti e nell'organizzarsi attorno a questo tipo di problema. E questo chiaramente li porta ad essere molto più lenti e nel tempo questo è un grosso rischio per la perdita dell'attività lavorativa. Altri aspetti cognitivi, se pensiamo alla complessità delle terapie, il paziente potrebbe richiedere assistenza nel fare le terapie specifiche perché appunto la memoria non lo aiuta o non riesce ad organizzare anche un viaggio, semplicemente trasferimento dalla propria abitazione all'ospedale. Quindi cosa fare se c'è uno sciopero come oggi per esempio, no? Come faccio a risolvere questo problema? Ecco, i disturbi cognitivi del paziente con sclerosi multipla creano questo tipo di difficoltà. Quali sono i trattamenti farmacologici utilizzati per rallentare il declino cognitivo? Allora, sicuramente le terapie farmacologiche specifiche, quelle che sono state disegnate per curare la malattia, poiché il declino cognitivo è un sintomo segno della sclerosi multipla, sono le più efficaci. E quindi gli interferoni, l'interferone 1A intramuscolo, l'interferone 1A sottocute, lo stesso interferone 1B, verosimilmente anche il PEG interferon, i nuovi farmaci, quelli che agiscono sull'atrofia cerebrale, il fingolimod, il laquinimod, si spera anche di metilfumarato, così come quelli più aggressivi, quelli di seconda linea, come l'alentuzumab e lo stesso natalizumab, verosimilmente impattano in maniera significativa nel rallentare la percentuale di pazienti che sviluppa il declino cognitivo. Su molti dei farmaci che ho citato ci sono dati sufficienti per poter sostenere quello che ho appena detto. In passato si riteneva che utilizzando invece i farmaci sintomatici, quelli che vengono utilizzati per curare la demenza di Alzheimer, anche nella sclerosi multipla, avesse potuto produrre un certo effetto benefico. Questo non è accaduto, quindi questi farmaci, inibitore delle colinesterasi, la memantina, che invece è un antiglutammato, non ha dato alcun effetto nel curare il declino cognitivo dei pazienti con sclerosi multipla. E la stessa storia si è ripetuta quando sono state utilizzate le aminopiridine, farmaci che agiscono più sulla fatica. Ho detto prima che il declino cognitivo può essere mistificato, falsificato dalla sovrapposizione della fatica. Uguale la storia si ripete quando sono stati utilizzati gli antidepressivi oppure prodotti fitoterapici tipo il ginkgo biloba. Nessuno di questi farmaci è stato efficace. Forse tra i farmaci sintomatici la destroanfetamina può avere un qualche effetto sull'attenzione e sulla velocità di processamento delle informazioni. Qualche speranza viene dal mondo della riabilitazione, la riabilitazione cognitiva. Molto importante è lavorare sulle tecniche di storia della memoria, quindi per l'arricchimento della memoria, su programmi di riabilitazione dell'attenzione e anche sullo stimolare i pazienti semplicemente a giocare o a fare cruciverba, a leggere, per tenere alta la riserva cognitiva. È stato dimostrato recentemente in più di uno studio, sia americano che anche nazionale, anche italiano, che tenere alta la riserva cognitiva significa rallentare notevolmente il declino cognitivo.